Inizia da qui, da questa imboccatura nel cuore di via Torpisana, il collegamento del sottopassaggio pedonale che unirà il rione Commenda con il centro di Brindisi. Un'opera a servizio della città che sicuramente darà una diversità rispetto di Brindisi. Permetterà di collegare facilmente i pedoni da una parte all'altra della città, perché oggi con le ferrovie, con lo sviluppo della città, le ferrovie si trovano nel bel mezzo della zona edificata cittadina, per cui questo passaggio sicuro, perché munito di tutti i videoallarmi possibili e immaginabili come tecnologia al momento, sono stati messi in opera per consentire un tranquillo passaggio per tutti i cittadini. Uno strumento di sicuro ausilio, utile allo snellimento del traffico, al raggiungimento immediato del centro cittadino, principalmente per gli abitanti del rione Commenda, ma anche per quanti preferiscono non avventurarsi nelle vie centrali con la propria auto, ed un mezzo più veloce per il raggiungimento dei binari ferroviari della stazione centrale, senza dover necessariamente raggiungere Piazza Crispi. Sono le caratteristiche positive di un'opera che ha visto al lavoro in sinergia l'ufficio tecnico del Comune di Brindisi e i tecnici delle Ferrovie dello Stato. Un'opera assolutamente importante, perché credo che sia di quelle opere che riscattano la città dai limiti imposti da servitù varie, fossero o siano di natura militare o come questa la presenza della stazione ferroviaria che spacca in due praticamente la città. Quindi anche sotto l'aspetto psicologico credo che il cittadino, percorrendo questo collegamento tra via Torpisana e la piazza Crispi, avverta quel venir meno di questa divisione fisica che ha pesato per lungo tempo, per moltissimi anni, sulla città. Speriamo che questo sia l'avvio di un discorso che possa spaziare verso altri orizzonti. Intanto godiamoci con questa realizzazione. È stato forse un po' complessa, adesso avviamoci e così apriamo al traffico questo bel passaggio. Grazie.